stata una cosa che è venuta a metà. Cioè, lì, improvvisamente, si è pensato di essere salvi, improvvisamente c'era qualcuno che non era contento di come andassero le cose, cioè Benino, e improvvisamente il problema era avevamo 14 giocatori. Quindi abbiamo 14 giocatori, e io che mi sbracciavo a spiegare che non avevamo 14 giocatori, perché Nardi e Campani erano rotti, e tre erano dei bambini, ne avevamo 9, di cui 2 Marino e Trapani presi in corsa, che, ripeto, non sono errori, perché era il meglio che si poteva prendere, possono non essere piaciuti, potevano essere scarsi, ma era il meglio che si poteva prendere, quindi ne avevamo 7 più 2. Poi si parte, per carità, a fare delle proiezioni non felici, e si parte per un viaggio. Io ho sempre detto, e nessuno mi può smentire, che guardiate, prendiamo Isli, ma è l'inizio di un viaggio, non lo chiudiamo 1-1, ma perché il progetto era ben più ampio. Il progetto era di rientrare di tanti soldi, e quindi non si poteva rientrare solo vendendo il giocatore meno pagato. Si sarebbe rientrato prendendo altri giocatori che costava meno e vendendo altri giocatori che costavano meno, perché noi abbiamo fatto tutte le cappelle del mondo, però io vorrei sapere quante di queste squadre qui te vai da uno, dal direttore sportivo, dal direttore tecnico, e dici mi vendi gli americani, e tutti e due hanno delle offerte dalla 1, e tutti e due li avevamo già venduti, non ce n'erano tanti. Quindi bisognava vendere anche Freeman, ma Freeman era già venduto. Era già venduto Freeman. E lì, devo dire la verità, Grazioso è stato un martire e ha preso una responsabilità che gli fa onore, magari oggi è sbagliato, però è stato massacrato. Io è stato un pomeriggio con Grazioso, io e lui. E la notizia è uscita prima che concludessimo, perché lui, poveretto, ci stava pensando e lui non era d'accordo, perché sapeva come sarebbe finita. E lui si è opposto. Ma la gente, quando è uscita la notizia su Sportando, io ho visto Grazioso che lo chiamava chiunque, soprattutto le persone che mi vogliono male. Alberani è impazzito, ha venduto prima, fermalo, è un pazzo, lo devi cacciare via, è un deficiente. E Grazioso dice, guarda, Alberani è qui davanti a me da 3 ore, non ha venduto nessuno, state calmi, state tranquilli. In quelle condizioni lì, non poteva, ma non poteva. E quindi quello che era un progetto di salvataggio finanziario si è dovuto fermare. Quindi tutte le storie che ho intanto sentito, dovete prendere Jones, non c'era il giocatore. Il giocatore per Isli c'era, era Dimsa, era lì. Il giocatore per Freeman lo trovavamo, un cagnaccio a $3,000, lo trovavamo. No. Non era Wanamaker. Non era Wanamaker. Era un cagnaccio. Natali lo mandavamo a Imola. Lo mandavamo ovunque con quel contratto lì. Borsato è un altro che si vendeva subito. Af. Si vendeva, avevo problemi a vendere Af. Cioè io così avrei risparmiato un sacco di soldi. Poi ho detto, però ragazzi, attenzione. Dopo non mi parlate più di pallacanestro, eh. Dopo guardiamo il bilancio, abbiamo fatto la patta. E Giorgio, poveretto, dico poveretto nel senso perché è stata una situazione molto difficile, ha detto no, basta, non vendiamo più nessuno. Quindi Freeman, siamo tornati indietro. Giorgio, secondo me, è stato un santo e quest'anno gli erano fatti passare di tutti i colori anche a lui. Mi dispiace sinceramente che... Nomi non ne faccio, però ha subito tanto. E lui ha detto fermiamoci. A quel punto mi dice come facciamo, spostiamo il problema economico più avanti e Wanamaker. Gli dico guarda Giorgio, hanno tagliato sto Wanamaker, prendiamo un giocatore importante, adesso ha fatto l'NBA, l'ultimo taglio di Atlanta, ha già il visto in 4-4-8, è il primo disponibile per non fare 2 o 3 partite senza, però cioè era il... Abbiamo dovuto cambiare, ma nel giro di 2 ore, perché sennò doveva essere qui un rookie da $3,000 e Dimsa o Yango, tanto più o meno costavano tutti e due. Quindi Grazioso è stato veramente, secondo me, un gran presidente, si è preso una responsabilità enorme. Poi sul fatto che alla fine probabilmente bisogna tenere Tony, vendere Austin che era già acciaccato e avremmo fatto un pacco a terra, ma non lo so, perché comunque siamo andati bene, un altro discorso, però cioè
E lui, che dicono che ha chiesto la cosa, lui, dopo la partita di Verona, ci sono dovuto andare nel spogliatoio a dire vendiamo Isi perché non ci sono più soldi. Lui, prima di Verona, non sapeva niente. Lui che è scatto dal pero, ha accettato. Era il 23 dicembre, il giorno dopo doveva andare a casa sua a festeggiare il Natale. Cosa faceva? C'era il tempo che era nello spogliatoio che si cambiava. Cioè, ha accettato. Non c'era neanche proprio il tempo di dimettere, c'erano già i saluti. Quindi tutta quella confusione lì è stata perché abbiamo 14 giocatori, bisogna risparmiare. Abbiamo 14 giocatori, bisogna risparmiare. Siamo partiti per un viaggio. Giorgio, perché comunque qui la pressione è tanta, ha fermato questo viaggio e ha preso una decisione. Sì, perché ha già visto che era già saltato tutto. Allora dice, volete risparmiare? Volete cosa? Cioè, noi volevamo risparmiare sul risparmio. Cioè, io non lo so. Però va bene, insomma. Cioè, devi andare per tagliare cosa? 20.000 euro. Per far giocare Foschi? Non lo so, cioè... Da via Isli perché... Se Galante prende 250.000 euro, allora taglio Galante e glielo taglio Isli e Natale, che non c'è una cosa che in questo dato mai che ci sentito, è che sia tu che Nena parlate di entità, di gente che fa, però non si capisce mai chi è questa gente. Il Grazzello subisce, Musi ci accetta, però c'è una cupola... Il Consiglio di Amministrazione è formato da tante persone. A tante persone che hanno fatto di tutto perché noi litigassimo, perché l'unica cosa che ci ha tenuti un po' in piedi, non voglio pensare sia un merito, è che io e lui ci siamo sempre sentiti, certo, e per mandarlo via l'unica cosa era che io e lui litigassimo. È stato fatto di tutto per farci litigare, di tutto, però gli striscioni me li becco io. E oggi non eravamo tutti al palazzetto. Per carità, noi, Anna Maker l'abbiamo preso noi, l'abbiamo incannato noi, Poi che l'abbiamo preso in 4-4-8, che la situazione era difficile, cioè, l'abbiamo scelto, ci andava bene, vista la situazione particolare, Coleman, uguale, penso che sia molto meglio di quel che ha fatto vedere, perché penso che Tony Easley, se fosse arrivato, quando è arrivato TJ e avesse affrontato questa situazione, penso che sarebbe stata più grande anche di lui. TJ che arriva a agosto con Nardi e Frimansani, secondo me fa un'altra stagione, poi ci sta tutto quanto, però alla fine abbiamo sbagliato non, cioè, non è che ci vogliamo sottrarre da queste responsabilità, per carità, però è stata un'annata difficile, diciamo. Scelte indotte, diciamo, che non avreste fatto, cioè, cambia, delle volte ti va bene. Lui una volta usa un'espressione inglese, adesso la traduco, dice: quando si scava nel fango, cioè hai pochi soldi, è più facile trovare un sasso che non un diamante. Noi, cioè, se ti fermi a scavare, magari ti tieni quel che hai. Quindi così, però dai, abbiamo, è giusto che ci prendiamo le nostre responsabilità, cioè non vogliamo assolutamente sottrarci a quello. È stata bloccata da... di smontare tutta la squadra. Ok, lì si è bloccato e si scelte della squadra vecchia. Da lì in poi, la situazione è stata difficile, però da lì in poi ce l'ho fatto bene, però, per portare sì alla salvezza la squadra. No, ma infatti assolutamente ho detto che non ci sottraiamo da... No, nel senso che, cioè, il discorso è comunque i 4 mesi, alla fine è stato 10 vittorie. Ah, sì. C'è l'imbarazzo della scelta, degli episodi che hanno causato questo. Infatti, cioè, Brad è venuto, che in realtà anche lui ha fatto una figuraccia, però non ne aveva voglia, l'abbiamo portato noi. Cioè, se Brad avesse avuto le motivazioni, la voglia di venire, invece questo, andare a casa, prova a rimanere. Il fatto che prendeva, cioè, per giovane me, che controlla, il fatto che hai preso Warhammer e poi dopo sei andato su un giocatore completamente diverso. Lì la sensazione è che tu prendesti il giocatore a prescindere dal ruolo che tutto sommato con un discorso di base, un discorso di valore assoluto, di poter sconfiggere in quel momento. Vabbè, cioè. Perché lì tu hai Warhammer, poi mandargli a Warhammer e prendere un piccolo con caratteristiche migliori di Warhammer. Sì. Un lungo, poi ti hai arrivato pure Poletti. Perché
la cosa, diciamo che questo magari ha creato anche il nervosismo. No, no, è che diciamo noi sappiamo delle cose sugli infortuni che tutte le volte, quest'anno abbiamo avuto 2000 e voi non sapete, cioè a me Casoli è stato detto che non sarebbe più rientrato. E quindi non c'hai Casoli, Campani te l'hanno chiesto due squadre, cosa fai? Prendi. Casoli non rientrava, Freeman ha giocato tre mesi con era neanche io, questo club di adesso quello... Freeman è anche un discorso che non parla, cioè noi potevamo magari essere più profondi nelle analisi, però Austin dice una parola in 6 chilometri, un giocatore di 30 anni magari sarebbe fermato, oh, adesso io mi fermo finché te non mi fai la radiografia, quindi quello può essere un... però avevo due lunghi in uscita, e mi ha detto prendiamo Poletti e Coleman, poi ti dico la verità, noi dovevamo prendere prima scelta Carlos Powell, così facciamo un po' di nomi, quello di Caserta, se costava un leasing, seconda scelta, no scusa, prima scelta Josh Powell, quello di Caserta, seconda scelta Carlos Powell, quello che giocava in Israele, lo dico un po' matto, poi costa, poi dobbiamo prendere Kaim C. Wright, che l'abbiamo aspettato due settimane, non si libera, alla fine c'era Coleman, cioè, perché quando sei lì, cioè, non è che il procuratore, c'hai 10.000 nomi, cioè, alla fine c'è 4-5, devi scegliere, e anche in fretta, perché se no giochi sul americano, perché... Quindi, dico, abbia fatto degli errori, ovviamente. Cioè, ha ragione Roberto quando dice c'erano comunque 4 mesi. Se avessimo imbrocato anche quelli, salvavamo. Cioè. Io non ho detto che era non ho capito, scusa. No, questo qui è una cosa che sposto la palla... giusto che magari ne parli la società, non è giusto dai dire queste cose adesso, però è giusto che risponda qualcun altro, dai, questo, scusa Francesco, il bilancio. Non lo so, adesso sto pensando, se dico che resto mi insultano, vado via, mi insultano, te cosa faresti? Te lo chiedo io. Vai via. Sto qui. Come faccio sbaglio, quindi a posto, tutti a mangiare la pizza.